Grazie Caterina Ruggeri. Allora vedo collegato con noi, ve l'ho già annunciato, Bruno Tabacci di Centro Democratico. Questa mattina, poco fa, insomma, tarda mattinata, la conferenza stampa assieme a Bersani e a Vendola con il PD e SEL, governo a difesa dei più deboli. Sintetizzo così anche le affermazioni fatte finora da Tabacci. Però vorrei partire parlando proprio di Monte dei Paschi di Siena, perché è davvero la notizia del giorno, il buco, la voragine. I provvedimenti presi da Monti, salvataggio della banca ci costerà l'IMU, come titolava provocatoriamente il giornale, oppure no, come ci garantiva Massimo Mucchetti poco fa in diretta qui su TGCom24. Tremonti, sempre in diretta, accusava Banca Italia, accusava Monti di starsene a Davos invece di riferire in Parlamento, e Monti prontamente da Davos fa sapere appunto che Grilli, ministro dell'economia, è pronto a riferire in Parlamento. Allora, a che punto siamo, Tabacci? Ma io posso dire delle cose che ricordo di aver fatto in questi anni a proposito della legge sul risparmio, spesso in totale solitudine. Mi ricordo l'estate del 2005, quando erano all'opera i furbetti del quartiere e c'era la doppia scalata intrecciata, da una parte sulla BNL e dall'altra su Anton Veneta, che di lì a non molto, di fronte al fallimento delle due scalate, diventa la preda del Monte dei Paschi, una scelta certamente sbagliata. E non c'è dubbio che il problema del rapporto tra la fondazione Monte dei Paschi e la banca controllata è stato un rapporto anomalo. Era l'unica istituzione che aveva il controllo pieno della banca senese, e a fronte del fatto che tutte le altre fondazioni non avevano un controllo totale ma solo delle partecipazioni. Questo ha portato delle distorsioni, perché mi pare di capire che anche il lavorio fatto sui derivati era legato alla necessità di far evidenziare dei profitti che probabilmente non c'erano. Così come quando l'altro anno si decise un aumento di capitale, la fondazione del Monte dei Paschi, per seguire l'aumento di capitale ai fini di non diluirsi, si indebitò. Quindi è chiaro che ci sono delle cose che non quadrano, gli organi di vigilanza avrebbero dovuto vigilare meglio, però sentire Tremonti che starnazza sui derivati quando l'appestamento dei derivati in Italia parte dall'inizio degli anni 2000, e tra l'altro i comuni che ne hanno fatto un uso si sono trovati, come ho visto a Milano, in gravissime difficoltà. E è la finanziaria del 2002 dove il governo, con il ministro dell'economia Tremonti, consente l'uso dei derivati agli enti locali. Quindi, invece di alzare troppo la voce, bisognerebbe stare un po' sereni. E soprattutto ricordarsi, a proposito del fatto che le banche possono anche fallire, tecnicamente non è così, però credo che chi ha fatto saltare la Lehman Brothers ancora si mangia le dita, perché è chiaro che ci sono dei salvataggi che costano molto di meno di quello che può costare un fallimento vero e proprio. Parlo dell'economia generale e delle malattie che si possono introdurre. Detto questo, è chiaro che chi ha delle responsabilità deve pagare fino in fondo. Sono i risparmiatori italiani che devono comportarsi come se fossero parte civile, quindi non si devono fare degli sconti, come invece è accaduto nel passato, che si faceva finta di niente. Anzi, vi sono state pure delle connivenze, perché ad un certo punto la Banca d'Italia, quella di Fazio, appariva come il capo dei banchieri, e quelli erano banchieri, penso a Geronzi, molto più potenti di quelli che sono in campo oggi. Il riferimento tecnico al fatto dell'IMU è invece profondamente sbagliato, inveritiero. È come se io dicessi che corrisponde esattamente ai 4 miliardi che abbiamo fatto sborsare ai cittadini italiani per fare il finto salvataggio di Alitalia, e l'ha fatto Berlusconi 2 anni fa, non è che l'ha fatto l'altro secolo. Quindi mettere insieme le pere con le mele non è una cosa. Lei dice strumentale, insomma, poi del resto certo questa vicenda tecnicamente non sta in piedi. Diciamo che è naturale che era una campagna elettorale in corso,
una vicenda così grave, finanziaria ed economica, è inevitabile che vada a innestarsi nelle polemiche in atto. Senta, però la Fondazione Monte dei Paschi, beh, insomma, c'è questo problema del controllo del PD, insomma, la cosiddetta banca rossa, e in maniera più ampia il controllo o i rapporti tra politica e finanza, politica e istituti di credito. Lei che ne pensa adesso che del PD è così fortemente alleato? Io sono alleato del PD e ciò non mi impedisce di dire le mie opinioni, come ho detto e scritto nel corso di questi anni. Dire che c'è una finanza rossa o che c'è una finanza bianca è fuorviante. C'è una finanza malata, ecco, questo sì, che può avere il colore rosso o il colore bianco. Non è che chi guidava la Popolare di Lodi, siccome era referente diretto dell'allora Presidente del Consiglio Berlusconi, poteva avere dei titoli di merito diversi da quelli che pensavano attraverso Unipol di fare la scalata alla BNL. Quindi è chiaro, si tratta di vicende che denotano una malattia profonda che c'è nel rapporto tra la politica di basso profilo, di scarso respiro, e gli interessi economici, frutto di conflitti di interesse che sono molto diffusi nella società e nell'economia italiana e sulle quali bisognerebbe intervenire in maniera molto radicale. C'è troppa gente che fa delle cose e che ottiene dei risultati strumentali utilizzando o informazioni riservate o posizioni riservate. Anche lo stesso ruolo della Banca Universale è da mettere totalmente in discussione di fronte al fatto che dentro la stessa banca operano settori di lavoro che dovrebbero essere in aperta concorrenza tra di loro. Allora Tabacci, questa è la sua opinione naturalmente, parliamo però dell'oggi, della vostra conferenza stampa, la nuova foto. È da ieri che Bersani usa questa espressione, insomma, dopo la foto di Vasto, ecco, noi abbiamo questa foto da dare al pubblico, gli altri, Berlusconi, Monti, beh, insomma, le immagini sono più confuse, dice Bersani, invece noi siamo qui, ecco, noi tre. Lei è in questa foto e ci dica un po' meglio allora il programma e così l'Italia che avete in mente. Guardi, io sono molto contento di essere come Centro Democratico alleato con il Partito Democratico e con Sinistra Ecologia e Libertà di Nichi Vendola. Tenga conto che in mezzo c'è stato il percorso delle primarie che ha coinvolto alcuni milioni di italiani che si sono recati alle urne credendo che la politica potesse essere rinnovata in positivo. Quindi questo è il percorso che ha portato poi a materializzarsi questa coalizione che presenta tre simboli che saranno sulla scheda, sono questi tre simboli che saranno sulla scheda, non altri. Non come era accaduto in passato con l'Unione che era un'intesa tra una dozzina di simboli, quindi stiamo parlando di tre, quindi di qualche cosa che sta in piedi. Io poi negli ultimi 20 mesi ho fatto l'assessore al bilancio del Comune di Milano con sindaco Pisapia, che come lei sa era indicato anche lui come un pericoloso sovversivo. Ecco, io mi sono dimesso lunedì perché sono una persona seria e perché avendo deciso di correre questa avventura diciamo politica con una partecipazione diretta alle elezioni imminenti, non mi sembrava corretto di avere un rapporto ambiguo con gli elettori milanesi. Quindi io mi sono dimesso in maniera definitiva. Non so quanti altri abbiano fatto così nel passato o abbiano questa abitudine. Io penso però che così come ho collaborato con Pisapia, si possa tranquillamente collaborare anche con Vendola, tenendo conto del fatto che l'esperienza che lui ha fatto alla guida della Regione Puglia in questi anni è stata un'esperienza, cito per tutti il caso dell'Ilva di Taranto, che lo hanno messo a dura prova, quindi mi auguro che lui porti dentro la futura coalizione che governerà il Paese quella cultura di governo che ha sperimentato guidando la Regione Puglia. Quindi sono molto tranquillo e credo che gli italiani abbiano motivo di potersi fidare. Un'ultima domanda, siete davvero convinti di avere, dico così come espressione, il 51% o vi dovrete alleare, ad esempio, come tutti immaginano, sospettano alcuni, con Monti poi per governare? Ma io penso che intanto questa legge elettorale sarebbe stato meglio cambiarla, perché però le procedure adottate
attraverso le primarie, come ha fatto il PD, diciamo che riducono questo distacco tra l'opinione pubblica e questo passaggio elettorale. Io penso che ci sia la maggioranza sia alla Camera che al Senato, e quindi noi lavoriamo per andare in quella direzione. E se il centro di Monti tifa invece per lo stallo, beh, non è un grande programma elettorale, cioè spiegare agli italiani che siccome non ci sarà nessuno che vince, ne riparliamo dopo e ci metteremo attorno a un tavolo a discutere. Io penso che il centro-sinistra abbia le forze per vincere, per determinare un mutamento profondo. Dopodiché, come dice Bersani, è bene che ragioni come se fosse il 49 e non pensi all'autosufficienza, il che vuol dire che bisogna poi ragionare nelle istituzioni per coinvolgere, non per chiuderci dentro una logica di maggioranza autosufficiente, ma questa fa parte della prudenza che deriva dall'attitudine di una buona cultura di governo. Grazie a Bruno Tabacci di Centro Democratico, alleato appunto con Bersani e Vendola nelle prossime elezioni.